oggi siamo virtualmente e materialmente su un asse a tre. Da Capodichino, negli studi di Radio Marte, ci trasferiremo a Castelvolturno perché Mazzarri ha parlato e ha terminato qualche minuto fa, e tra poco lo ascolteremo, della vigilia di Juventus-Napoli. Contestualmente, nello stesso orario, nello stesso momento, a Castelnuovo, a Mascangioino, a Piazza Municipio, Luciano Spalletti, con la presenza, alla presenza di De Laurentiis, ha ricevuto la cittadinanza onoraria Napoli dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Buon pomeriggio da Gianluca Cifuni per questa edizione di Forza Napoli. Sempre oggi è 7 dicembre 2023, è giovedì, domani venerdì si gioca Juventus-Napoli. Tony Molai in regia, saremo insieme per una grande puntata di Forza Napoli sempre, dopo per una grande puntata di Marte Sport Live. Ascolteremo le parole di Mazzarri, di Spalletti, del sindaco Manfredi, di Aurelio De Laurentiis. Avremo i nostri ospiti uno dietro l'altro sulla partita di domani, ma anche su questa giornata così intensa, dedicata all'ambiente, alla dimensione, al mondo dedicato, legato al calcio Napoli. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 081-6363-633 per intervenire in diretta. Andiamo subito a Piazza Municipio, al Mascangioino, dal nostro inviato Dario Sarnataro per la cittadinanza onoraria di Napoli, a Luciano Spalletti. Dario, buon pomeriggio. Eccoci Gianluca, buongiorno a tutti, mi senti bene? Sì, perfettamente, buongiorno. Perfettamente. E allora è finita il conferimento della cittadinanza onoraria napoletana a Luciano Spalletti, che si è definito oggi sono officially scugnizzo. Così è concluso il suo intervento al fianco del sindaco Manfredi, dopo l'intervista che ha rilasciato anche a noi e poi sentiremo insieme, evidentemente. Molto emozionato, ha abbracciato la presidente del Consiglio Comunale, ha abbracciato chi ha letto la motivazione, ovviamente il sindaco Manfredi, ha ricevuto la pergamena ma anche la medaglia della città di Napoli e De Laurentiis. Nell'intervento poi a fine conferenza, nella sala dei baroni del Mascangioino, ha detto anche gli applausi per Spalletti non sono meritati ma strameritati, poi scherzando ti sei fregato da solo con le tue mani, perché ora, essendo napoletano, non potrai sottrarti mai a una consulenza ovviamente gratuita per me, per il Napoli e per Napoli e per i napoletani, ma anche non potrai mai tradirci, ma col sorriso. Vedere molti sorrisi anche all'ingresso del Mascangioino, nella sala dei baroni tra De Laurentiis e Spalletti, che ci fa piacere, ci sorprende, perché i rapporti non erano ottimi, ma effettivamente il tempo poi lenisce, no, le ferite, le cicatrici. Certamente. E quindi insomma Spalletti molto emozionato, ha ringraziato la squadra, la città, soprattutto ha anche portato, da persona incredibile quale devo dire, anche un video che ha realizzato lui, in cui ci sono alcune immagini inedite di Spalletti, dei giocatori, degli spogliatoi, ovviamente riferite ai festeggiamenti dello scudetto lo scorso anno, le immagini della partita di Udine, le immagini del ritorno a Napoli dopo Juventus a Napoli 0-1, insomma tante cose importanti, un video omaggio ai tifosi, alla città, indubbiamente alla squadra. E Spalletti ha ringraziato con grande emozione e commozione, grande responsabilità, ha detto così: mamma mia che responsabilità che mi date oggi, io mi sento davvero napoletano, è la mia casa ormai Napoli, è la mia seconda casa. Quindi insomma Spalletti emozionato, Manfredi ha parlato anche dello stadio, anche qui distensione con il presidente. Insomma, non so, non ti rubo altro tempo, Gianluca, se voi sono qui. Va bene Dario, noi ci ritroveremo qui tra poco negli studi di Radio Marte, ascolteremo le parole di Luciano Spalletti, cittadino onorario di Napoli, di Aurelio De Laurentiis, del sindaco Manfredi, ma anche le parole di Walter Mazzarri alla vigilia di Juventus-Napoli, prima della partenza del Napoli alla volta di Torino. E a questo proposito voliamo a Castelvolturno, nel centro sportivo del Calcio Napoli, al Konami Training Center, dalla nostra inviata per la conferenza stampa di Mazzarri della vigilia di Juventus Napoli, Emanuela Castelli. Emanuela, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Gianluca, buon pomeriggio a tutti i marziani, a Tony Molai in regia. Sì, siamo qui presso il centro sportivo di Castelvolturno, la conferenza di Mazzarri è terminata da pochissimi minuti, presentazione molto accurata e dettagliata della partita che domani vedrà gli azzurri impegnati a Torino contro la Juventus, tantissime le domande poste al mister, che devo dire è entrato davvero molto nel dettaglio, nel particolare della preparazione non tanto di questa partita ma del momento insomma degli azzurri, un momento complicato, un momento difficile. Ha parlato ovviamente della condizione atletica, ha detto che però non vuole assolutamente esporsi su quanto fatto dal suo predecessore Rudy Garcia, ha detto avete a che fare con un Mazzarri nuovo, non parlerò neanche dell'arbitro Massa, delle sue decisioni,
per questo ho preferito evitare di scendere in conferenza stampa dopo la partita con l'Inter, ma il primo tempo con l'Inter è da lì che dobbiamo ripartire, perché il primo tempo con l'Inter penso che è stata una delle prestazioni migliori del Napoli in stagione, e il Napoli sicuramente sta raccogliendo meno di quanto sta producendo. A tal proposito, proprio noi di Radio Marte gli abbiamo chiesto come mai, a fronte dello studio OPTA oggi riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli costruisce tanto, primo per possesso palla, primo per tiri verso lo specchio della porta, primo anche per calci d'angolo, secondo invece per altre statistiche come ad esempio i pali e le traverse prese dopo il Frosinone, e come mai insomma gli azzurri non riescono a concretizzare la mole di occasioni create. Ebbene, Mazzarri ha detto possono essere un insieme di fattori, una mancanza di brillantezza che porta i calciatori ad essere un po' meno lucidi nell'ultimo passaggio nel tiro a porta, può essere anche una questione di atteggiamento tattico, la squadra è molto sbilanciata in alcuni momenti, sbilanciata soprattutto nei momenti delle ripartenze degli avversari, il gol contro l'Inter lo dimostrano, dobbiamo essere più attenti, e proprio sulla fase difensiva ha dedicato un pensiero ancora più lungo, ancora più dettagliato, dicendo che sta lavorando molto per provare a dare al Napoli un equilibrio che fino a questo momento gli è mancato anche nella partita contro l'Inter, al di là degli episodi arbitrali, e insomma quindi ha detto c'è tanto da lavorare da questo punto di vista. Io ho avuto però soltanto 4 allenamenti con la squadra al completo, questa settimana è una settimana della verità, diciamo, perché in un certo qual modo la partita contro la Juve mi darà tutte le risposte di cui sono in cerca. Breve postilla anche sul mercato, gli è stato chiesto se darà indicazioni alla società da questo punto di vista. Mazzarri ha risposto molto correttamente che aspetterà di arrivare alla conclusione appunto del mese di dicembre, quindi sulla base anche delle partite svolte, della conoscenza più approfondita della squadra, potrà permettersi, qualora la società glielo dovesse richiedere, di dare un consiglio su come rinforzare la squadra. Poi ha parlato anche di Osimhen, rientra da un lungo infortunio, quindi ovviamente deve ritrovare la condizione, ma è determinante anche nel momento in cui non segna. Ha parlato di Kvaratskhelia, può essere più utile anche con qualche accorgimento tattico che gli permetta di posizionarsi un po' più al centro del campo per sottrarsi alla marcatura asfissiante degli avversari. Insomma, un'analisi a 360 gradi che un po', devo dire, da queste parti mancava con il suo predecessore. Una battuta in conclusione con Pasquale Pina qui accanto a me, firma della Repubblica, inviato per Radio Marte anche a Castel Volturno. Pasquale, come ti è sembrata la conferenza di Mazzarri e cosa ti aspetti da questa partita contro la Juventus? Una conferenza buona, nel senso, analizzato, come dicevi tu, con grande, diciamo, anche serenità i problemi che in questo momento ha il Napoli. Il principale, Mazzarri, l'allenatore esperto, sa di dover dare un equilibrio a questa squadra. Per me il vero aspetto è quello su Kim, cioè il Napoli senza Kim va in difficoltà a fare il gioco dell'anno scorso con la riaggressione alta e con quella difesa anche a 50 metri che avevi, perché avevi un difensore veloce che era bravo, insomma, a coprire così tanto campo. Ha detto faremo degli allenamenti specifici, in questo momento sono in raccolta dati e non possiamo farlo con i difensori che abbiamo, e credo insomma che la risposta sia facile, insomma, da individuare. Bisognerà trovare degli accorgimenti, perché è una squadra di vertice, deve essere equilibrata e non può prendere così tanti gol. 8 gol in 3 partite sono tanti, e quindi questo, insomma, secondo me il primissimo aspetto su cui Mazzarri dovrà dare delle risposte già domani, trovare insomma una maggiore continuità. Finora l'ha fatto un tempo con l'Atalanta, 60 minuti con il Real Madrid, un tempo con l'Inter, anche se poi ha segnato Çalhanoğlu al 44esimo. Domani devi avere una maggiore continuità di equilibrio se vuoi conquistare un risultato positivo allo stadium. Ha parlato anche dei nuovi acquisti Mazzarri, una battuta velocissima sull'Industrom, ha detto che ha studiato le partite che aveva giocato con la sua vecchia compagine, perché ovviamente a Napoli ha giocato davvero pochissimo, ha avuto pochissimo spazio. Ha detto con grande sincerità: devo ancora cercare di capire in maniera un po' più approfondita la posizione che potrebbe assumere nel 4-3-3, che è il modulo tattico in cui il Napoli si esprime meglio. Massima sincerità da parte di Mazzarri. E quindi questo probabilmente apre un interrogativo sull'arrivo di un giocatore che forse non era proprio l'esterno adatto come alternativa a Politano, e dalle parole mi fa capire insomma che magari lo potremmo vedere anche in un'altra posizione. Nel 4-3-3 mi viene da pensare che possa giocare anche mezzala al posto di Tedeschi, che possa fare comunque l'esterno, ma neanche è il massimo possibilità di esterno, quindi questo è uno scenario che credo poi approfondiremo nelle prossime settimane. Io penso che Lindstrom lo vedremo titolare
19 contro il Frosinone, e la posizione di Lindstrom potrebbe essere, secondo me, anche un'indicazione per il mercato. Ringrazio Pasquale Pina per essere stato con noi, ti leggiamo sulla Repubblica. Pasquale, per il momento da Castel Volturno è tutto, a te la linea, Gianluca. Grazie a Emanuela Castelli, noi tra poco ascolteremo tutta la conferenza stampa di Walter Mazzarri alla vigilia di Juventus-Napoli. Nel frattempo questo amico scrive: dare la cittadinanza onoraria di Napoli a Spalletti è andare contro De Laurentiis da parte del Comune di Napoli, ma Spalletti lì ha portato 3 milioni di euro che deve a De Laurentiis, scrive questo amico. E quest'altro invece ci pone un interrogativo simpatico. Spalletti ha detto che alla fine è stato detto che io avevo una squadra fortissima ed è stato detto che tutti avrebbero potuto vincere, che tutti potevano allenare il Napoli. Ovviamente ricordate tutti, ci scrive questo amico, che questo lo disse De Laurentiis, insomma il manifesto della sua incompetenza calcistica. Tra poco Walter Mazzarri e poi le parole di Spalletti e poi il mercato con Luca Marchetti e l'approfondimento con Antonio Corbo. È cominciato e prosegue tra due minuti. Forza Napoli sempre. Forza Napoli sempre. Marte. Forza Napoli sempre. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli, sempre in una giornata alla vigilia di Juventus-Napoli, che si gioca domani sera allo Stadium alle 20:45 nel giorno dell'Immacolata. Oggi ha parlato Walter Mazzarri alla vigilia del match, ma ci sono state anche le dichiarazioni di Luciano Spalletti, che da questa mattina è cittadino onorario di Napoli, di Aurelio De Laurentiis, presente alla cerimonia alla Sala dei Baroni di Castelnuovo, e anche del sindaco Manfredi. Ascolteremo le parole di tutti nel corso di Forza Napoli sempre, di Marte Sport Live fino alle 14, per due ore di intenso calcio qui su Radio Marte. Sentiamo questo messaggio vocale WhatsApp prima di ascoltare le parole di Walter Mazzarri. Eccolo qui. Ciao Gianluca, buongiorno, una domanda. Buongiorno. E rispondimi, tu rispondi sempre onestamente. Come lo classifichi il campionato della Roma? E pensa che in questo momento la Roma è a pari punti con Napoli. Mo vedi, e quindi, vedo io, come per il momento altalenante, ibrido e poco decifrabile. Ecco, questo è il campionato della Roma, ma la Roma ha dei problemi che si porta dietro da tempo, il Napoli invece ha dei problemi che sono nati qualche mese fa e che sta cercando di risolvere, e alla lunga il Napoli mi sembra una squadra più solida e con margini di continuità certamente superiori a quelli della Roma. Ecco, questa è la mia risposta alla tua domanda, e adesso sentiamo invece quali sono state le risposte di Walter Mazzarri da Castel Volturno alla vigilia di Juventus-Napoli. Ecco. Io credo che da quando sono arrivato ci siamo resi conto che al primo errore subiamo subito gol, no? È la cosa dove io cercherò di intervenire prima possibile, di dare, era in passato, più equilibrio alla squadra, cioè attaccare bene come abbiamo fatto per esempio il primo tempo nell'ultima partita in casa, e non concedere queste ripartenze clamorose che hanno penalizzato anche prima di me, mi sembra, la squadra, perché poi le squadre di vertice che vogliono rimanere vicino alle prime zone di classifica devono, come si è visto nel tempo, devono avere un equilibrio, devono intanto essere solide, non prendere gol, tanti gol, e per poi sentirsi anche importanti e fare le giocate che questi ragazzi hanno dimostrato di saper fare, e questo è un po' il mio diciamo compito. E poi di valutare, di pensare partita dopo partita, perché voi ben sapete come la penso, anche perché sono già stato qua, è inutile che fa tanti discorsi se non cominciamo a vincere le partite, a non prendere gol, a giocare bene come abbiamo giocato il primo tempo con l'Inter di sicuro, e cercare anche di essere anche più concreti e fare gol quando meritiamo di farlo. Juve-Napoli rappresenta in Italia, sappiamo tutti, Napoli è una realtà che tutti sapete, ha vinto lo scudetto l'anno scorso, la Juventus è sempre stata una delle squadre più forti del campionato italiano, è una partita di grande rilievo, niente di particolare per me, è una partita importantissima che bisogna fare bene, e mi servirà anche per capire appunto se certi progressi l'abbiamo fatti, né più né meno. Vedo tante altre cose da poter dire. Quando sono rientrato quest'anno ho fatto capire chiaramente che
qualche ingenuità mia del passato a livello di comunicazione, non voglio più farlo, cioè non voglio più dire cose che possano così ledere la professionalità di chi c'è stato prima di me. Io non posso permettermi, a campionato iniziato, dire quello che lei mi ha chiesto, perché non sarebbe giusto per quello che aveva lavorato prima di me. Quindi certe valutazioni le tengo per me, le tengo con il mio preparatore, le facciamo, però cose che io non rimangono solo nel nostro spogliatoio, queste valutazioni. Io è vero che per come sono fatto, ma non è per come sono fatto io, perché poi bisogna vedere appunto i tempi nel calcio, no? Io quando parlavo dell'anima sono arrivato qui 14 anni fa, sono rimasto 4 anni e sapete come sono andati questi 4 anni. A quel tempo parlavo di anima, eccetera, eccetera. L'anima di sicuro ci vuole sempre in una squadra, quindi anche se sono cambiate tante cose, l'anima ci deve essere. E i ragazzi, questi che sto allenando da poco, mi hanno già fatto capire che con me, almeno la sensazione la posso dire, hanno dato l'anima, stanno cominciando a dare l'anima. E l'importante è che i giocatori siano convinti di quello che l'allenatore gli propone, e qui è la cosa importante. Mi sembra che i ragazzi, questi nuovi, lasciamo perdere il passato, lo stiano cominciando a fare. Io ho visto un forte legame verso di me, certe convinzioni. Voi sapete che sono uno che li chiamo anche da soli per capire meglio se sono convinti. Ho avuto la sensazione che stiamo iniziando un percorso davvero di questo tipo, che comunque al primo posto c'è la squadra, c'è l'anima, c'è la voglia di non soccombere, e questo è importantissimo. Poi dimmi una fatta diversa, è il punto, la fase difensiva, che ha detto la riaggressione. Il calcio è un po' cambiato dai tempi in cui ero qua io. Ora, per dire, il vostro calcio dell'anno scorso spettacolare è partito tante volte da sì, porre il gioco, giocare bene, schiacciare l'avversario, ma nel momento in cui l'avversario tentava di ripartire eravate bravi, organizzati, corti, a fare sì che non ripartivano pochissime volte, tant'è vero che veri contropiedi ci sono stati, perché nel calcio ci saranno sempre, ma in modo molto diverso da quest'anno, questo è evidente. E quindi io sto lavorando per esempio su questo aspetto. Qualcosina credo che si è già visto, perché ripeto, a me piace parlare di calcio. Il primo tempo con l'Inter la squadra secondo me ha fatto molto bene, non ha concesso mai o quasi mai una ripartenza al di là di quando abbiamo preso gol, e noi abbiamo fatto un bel calcio, meritavamo secondo me sul campo, per quello che si era visto, occasioni create, occasioni date agli altri. Secondo me, se una squadra doveva finire in vantaggio era il Napoli il primo tempo, e già questo per me è un dato importante. Nathan sulla sinistra, secondo me, se avrò il tempo di lavorare con il ragazzo, è l'unico che lo può fare in assenza di, chiamiamoli terzini, una volta si chiamavano terzini veri, perché a differenza di Jesus lui è più giovane, ha più intraprendenza, ha una buona tecnica, un bel fisico, e quando c'è bisogno di accompagnare l'attaccante con le sovrapposizioni ha anche una gamba per poterlo fare. In questo momento mi sembra il giocatore più adatto. Innanzitutto vorrei chiederti di Osimhen. Tu hai fatto un po' un rodaggio, no? Da quando è rientrato dall'infortunio, un po' a Bergamo, un tempo a Madrid, giocato titolare con l'Inter, come stati? Aspetti dei progressi anche proprio fisicamente già con la Juventus? E poi brevissimo, se posso chiederti se il ritorno di Mario Rui tra i convocati è vicino. Ma io di Mario Rui sinceramente, siccome guardo sempre la prossima partita, so che per la Juventus non è con noi. Quando finirà la partita parlerò con i medici, mi dicono che c'è la speranza che possa essere convocato col Braga, però aspettiamo che finisca la partita. Osimhen è normale, quando un giocatore così forte, anche la distanza non brevilinea, sta tanto fermo, prima che ritrovi la condizione migliore ci vorrà un po' di tempo. Però uno come Osimhen, secondo me, anche se non sarà al 100%, per un tot di partita mi darà una bella garanzia, io credo superiore a quelle due ispezioni di gara che ha fatto fino adesso. E allora era una prima parte delle parole di Walter Mazzarri in conferenza stampa terminata un quarto d'ora fa, la vigilia di Juventus-Napoli. Vi proporremo tra pochissimo la seconda parte, andremo da Luca Marchetti di Sky Sport per parlare di mercato, per capire a che punto è il rinnovo di Osimhen. De Laurentiis ha detto siamo alla firma, e soprattutto a gennaio il Napoli che tipo di centrocampista cercherà per dar manforte alla mediana e per sostituire Anguissa, che peraltro andrà in Coppa d'Africa come sapete. Ma tra poco Walter Mazzarri, Luciano Spalletti da Castelnuovo,
Aurelio De Laurentiis, da Castelnuovo a Piazza Municipio, nel giorno della cittadinanza onoraria di Napoli a Spalletti. Insomma, tutto questo in Forza Napoli Sempre, tra pochissimo su Radio Marte. Marte. Guardiamoci chiaramente, per scardinare la difesa della Juventus, che spesso e volentieri mette un bel tir davanti alla porta per non far segnare gli avversari, tant'è che è la prima difesa del campionato, gioca un brutto calcio, bruttissimo. Tira poco in porta, ma è molto cinica, quando tira spesso e volentieri fa gol e subisce pochissimo. Cosa deve fare il Napoli? Innanzitutto deve ritrovare il miglior Osimhen e il miglior Kvaratskhelia lì davanti per cercare di scardinare la retroguardia juventina, visto che il miglior Politano lo ha già. Politano è stato nelle ultime gare certamente il migliore in campo e deve assolutamente continuare nella scia delle ultime partite disputate. Detto questo, ascoltiamo questo messaggio vocale WhatsApp e poi torniamo da Walter Mazzarri a Castel Volturno. Ecco. Buongiorno Gianluca, sono Luigi da Napoli. Buongiorno Luigi. Ma è una barzelletta, cioè io stento a crederci. Dopo quello che ha combinato Massa in Napoli-Inter, per Juventus-Napoli ci mandano Orsato, Orsato di Schio. Io non lo so, vabbè dai, siamo su scherzi a parte, non lo so. Allora, io inviterei milioni di tifosi napoletani nel mondo che spendono soldi per il calcio. Se il Napoli malaguratamente dovesse perdere per degli errori in mala fede fatti da Orsato, perché ne farà, e ve lo dico adesso, disdite tutti gli abbonamenti TV a pagamento per il calcio. Non comprate più giornali sportivi e non andate più a vedere le partite allo stadio. Siete milioni, avete una grande arma. Mazzarri non ha voluto parlare della condotta di gara di Massa, del resto non era neanche sceso in sala stampa dopo la partita per parlare. Ricorderete che è sceso il direttore sportivo Meluso e sì, Orsato di Schio, che è tornato a dirigere il Napoli dopo 4 anni l'anno scorso, perché insomma ricorderete le polemiche all'epoca di Sarri dopo quella Inter-Juventus, insomma il fallo a metà campo, la mancata espulsione a Pjanic che ha creato per anni situazioni di imbarazzo, anche indagini della Procura federale con Pecoraro, allora procuratore federale della Federcalcio, che si era sbilanciato certe cose, gli audio del VAR, insomma tanti aspetti che hanno lasciato delle ombre su quella partita, su Orsato legato al Napoli. Orsato non ha arbitrato gli azzurri per molto tempo, è tornato a farlo l'anno scorso e tornerà a farlo ancora una volta adesso per questo Juventus-Napoli. E questa però è una partita pesante, anche con Orsato diventa ancora più pesante alla vigilia. Va bene, sentiamo Mazzarri in questa seconda tranche che vi proponiamo della conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Napoli da Castel Volturno. Se questa cosa, ora ripeto, ora non per, vedete, quando uno è tanti anni come me nel calcio sa già, se io dico qualsiasi cosa trova le scuse, no? Quindi sono arrivato proprio perché non sono venuto in sala stampa domenica, proprio perché evitare che si possa dire Mazzarri, ecco. Se parlo è normale che devo dire quello che penso, perché io sono fatto così, se no non vengo nemmeno in sala stampa. È vero quello che ha detto, tant'è vero che devo avere il tempo di fare qualche allenamento in più per vedere se con i miei meccanismi nuovi, con i miei accorgimenti tattici, possiamo tenere quell'atteggiamento anche se non c'è più un giocatore come Kim. Questo è vero, e sono valutazioni che però passano purtroppo da qualche giorno di lavoro, di allenamenti, e l'allenatore deve capire, tastare e vedere. Nel momento in cui mi dovessi accorgere che quello che hai detto te è una realtà, dovrò essere bravo a trovare un modo di fare calcio sempre positivo per il Napoli, ma con qualche accorgimento diverso. Però devo averci il tempo di... Io là, vi ricordate, a volte ve lo dicevo anche quando ero qua, è raccolta dati. Per un allenatore che arriva nuovo in corsa, purtroppo c'è un processo che io, al di là che vi vedevo in televisione, ma quando te alleni la squadra poi ti rendi conto se puoi fare un calcio o puoi farne un altro. Questo mi dovete dare un pochino di tempo e ci vuole un po' di pazienza. E no, parto dall'ultima domanda. Se poi il presidente, la società mi ascolterà, io quando arriveremo a fine di questo mese, con la Juventus, col Braga, poi non mi ricordo, e se Cagliari, è chiaro che avrò
il polso più della situazione, e se la società mi chiederà dirò quello che penso che sia giusto eventualmente poter fare, che di cui questa squadra avrà, secondo l'allenatore che l'allena dopo un mese e mezzo, posso essere più cosciente di dare indicazioni alla mia società, questo di sicuro. Ma guardi, io il primo tempo ero contentissimo, dico la verità, se riuscivo poi... ma non perché non voglio ritornare su quella partita, solo perché se si parla di calcio ci devo dire le cose. Essere in vantaggio, essere 0-0 o essere 1-0 per il Napoli cambiano le partite, per capire veramente se siamo calati come abbiamo dato l'impressione di fare. Dipende anche a volte un discorso psicologico, perché io questi ragazzi l'ho cominciato a conoscere da poco, non so cosa hanno provato essere stati campioni d'Italia e trovarsi anche prima che arrivassi io a dover perdere partite in casa eccetera eccetera. Può darsi che sia anche a volte diventa un discorso psicologico e non solo fisico, questi cali, questi, diciamo, non so usare un termine preciso, ma sbandamenti, ecco, perché è anche un fatto di morale, di testa, non può essere anche questo, non è solo possibilmente un problema fisico, ok? Quindi mi dovete purtroppo dare il tempo un pochino di capirlo meglio questi fattori, e soprattutto spero di allenare un po' di più la squadra. Ma, ripeto, se parlo sembra che devo che mi accampo delle scuse, ma voi capite che oggettivamente da quando sono arrivato quanti allenamenti posso fare con cognizione. Un po' su tutto, in questi casi io sono abituato, mi avete conosciuto tanti anni fa, ma forse sono migliorato, perché con l'esperienza di solito se fare un termine o si rincoglionisce o si migliora, perché l'esperienza ti aiuta. Se sei anche uno che gli piace il calcio e lo studi in continuazione, sai che sta cambiando, sai che ti aggiorni in continuazione, in teoria. Quindi io penso che siamo sulla strada giusta, però devo aspettare le verifiche. Ora appunto c'è la Juventus, si affrontano tutte le migliori squadre italiane, e poi Real Madrid era una squadra anche a livello internazionale la migliore, quindi la prova per un allenatore che entra in una squadra sono state particolari, insomma. Quindi vedremo, io sono convinto che si possa fare bene, e ripeto, vedo che i ragazzi mi stanno seguendo, stanno provando a seguirmi. Bisogna avere quel pizzico anche di fortuna che ti girano un po' gli episodi, che riacquistino morale, che stiano tranquilli e rigiochino come sanno, insomma, sia nella fase difensiva che quando attacca. Molto chiaro, devo dire molto chiaro, Walter Mazzari su tutti i temi, non ha voluto parlare degli arbitri, sapete, infatti questo amico scrive: parlare degli arbitri ora è un alibi, ce lo scrive attraverso WhatsApp al 339-666-9990, l'anno scorso non se n'è parlato perché eravamo i più forti, e se sei più forte vinci. Sentiamo anche un messaggio vocale WhatsApp, per esempio questo, eccolo qui. Via. Ciao Gianluca, se non era la Buongiorno. Prima domanda della giornata, quella tra il parallelo Napoli e Roma l'ha fatto Sossolo Juventino. Ma chi se non tiene niente a fa? Se senta radio Napoli per critica. Guarda che cava fresca. Guarda, ci ha messaggiato di nuovo, vogliamo sentire cosa dice, perché poi Sossolo Juventino è. Eccoli qua! Il piangericcio! Quanti fatti un bando buono pulim da Orsato, da Massa, da Pasquale e da Matteo. Fino all'altro ieri il VAR andava bene, e l'ha deciso il VAR. Cominciamo la volta a giangere. Bene così, vuol dire che siete perdenti. Questo è uno juventino che però è perdente da anni, caro Sossio. Se siete la Juventus è perdente da anni, soprattutto gioca un calcio ignominioso in questo momento, che non si può guardare davvero. E quindi vedrai che domani, insomma, il Napoli riuscirà a dare una bella lezione alla Juventus. Ne siamo certi. Tra poco ancora Walter Mazzarri, ma poi Luciano Spalletti, Aurelio De Laurentiis, il mercato con Luca Marchetti da Sky Sport, che ci dirà chi arriverà al posto di Anghissà a gennaio sul mercato, e soprattutto a che punto è la firma di Osimhen, si è trovato la penna oppure no? Ha trovato la penna, Tony Molà. Pubblicità. Marte. Tony scrive: discorso sterile e controverso. Mazzarri lo sa che sta campando unicamente di rendita sulla classifica di Garcia? Oddio, insomma, perché quella classifica potesse far campare di rendita, diciamo così, in maniera brillante e gioiosa qualcuno. C'è chi scrive: fiducia ragazzi per la partita di domani.
E poi un messaggio vocale WhatsApp, poi andiamo dal prossimo ospite, eccolo qui, eh. Ciao Gif, buongiorno, Valerio da San Giorgio. Buongiorno Valerio. Guarda, io sto sentendo adesso Mazzarri, il mister per radio. È allucinante che per noi siamo una tifoseria tanto bella quanto veramente brutta, perché fondamentalmente gli abbiamo messo un bavaglio ancora prima che arrivasse a Napoli. Tutte queste lamentele che ci sono state, quello non si è presentato per non sentirsi dire che è un lamentoso, e adesso questo sta ribadendo nella conferenza stampa. Non è possibile che uno deve lavorare in questa maniera, cioè ci dobbiamo dare tempo a tutti, buoni, belli, cattivi, brutti, di lavorare, perché sennò così non andiamo da nessuna parte. Ecco, il nostro amico dice che Mazzarri forse a qualcuno gli sta tarpando le ali, io non lo so se è d'accordo. Luca Marchetti da Sky Sport, buon pomeriggio Luca. Ciao, buon pomeriggio, ciao. È un Mazzarri libero di lavorare come vorrebbe, di parlare, di comunicare come sa e come ha sempre fatto, sì. Ma io credo di sì, credo che quello che dice Mazzarri sia frutto di quello che pensa lui stesso, no? Che poi nelle conferenze stampa in generale bisogna, come dire, essere attenti anche alle virgole, questo è un altro discorso, però non credo che ci siano delle limitazioni che siano state poste a Mazzarri, se non quelle che a cui devono sottostare un po' tutti quanti gli allenatori, forse tranne Mourinho. Senti Luca, noi ti teniamo poco, due sono le domande che ti facciamo. La prima è: Osimhen ha reperito la penna per la firma del contratto, visto che De Laurentiis ha detto siamo alla firma, quindi... E come abbiamo avuto modo di dire, questa vicenda è una vicenda che spesso ci ha portato anche fuori strada, no? Perché le sensazioni che avevamo durante quest'estate, peraltro condite anche dalle parole dello stesso presidente, della stretta di mano, ti ricorderai, quando disse che era praticamente in discesa. Io credo che se si vuole andare a chiudere il contratto con Osimhen, le basi si conoscano, no? Perché incontri ce ne sono stati tanti, quindi bisognerà, prima che trovare la penna, trovare un appuntamento per vedersi definitivamente e mettere per iscritto quanto si è detto durante tutte queste settimane. Qui non ti risulta che siamo alla firma, come ha detto De Laurentiis? Cioè, per andare alla firma basterebbe poco, basta stilare il contratto, per quanto lungo possa essere, e poi mettere sotto Victor Osimhen e Aurelio De Laurentiis. Da quando è stato detto ad oggi obiettivamente è passata più o meno una settimana, sì. E ancora questo appuntamento non ci risulta sia stato fissato. È chiaro che dal momento in cui lo dice il presidente, che è quello che poi deve avallare questo tipo di situazione, dipende tutto fra virgolette da lui, no? Noi possiamo soltanto osservare e guardare, andare a cercare di capire che cosa manca e che cosa non manca. Io penso che manchi sempre lo stesso, ovvero un accordo definitivo, nel senso, l'accordo definitivo arriva quando firmi. Sulle intenzioni, io credo che Napoli abbia intenzione di voler rinnovare con Osimhen, e Osimhen ha lasciato assolutamente la porta aperta per rinnovare con il Napoli. Poi su queste intenzioni si costruisce il contratto. Se il contratto è pronto, basta la firma, altrimenti magari servirà qualche tempo in più, però io credo che sia necessario andare alla firma, altrimenti ti ritroverai con la prossima estate Osimhen con un anno di contratto soltanto, e allora sì che questo potrebbe diventare un problema. Io credo che ci sia una necessità da parte del Napoli di continuare a battere questa strada qua. Non so quanto sia vicino, però ecco, io tenderei a fidarmi delle parole dei diretti interessati. Poi se dovesse cambiare qualche cosa ci spiegheranno che cosa è cambiato, perché sennò certo. Sembra che facciamo detective e che vogliamo per forza interpretare le intenzioni delle persone. Invece cerchiamo di fare i cronisti, cercando di capire che cosa succede ed eventualmente perché succede o non succede. Senti Luca, perché poi su Kvaratskhelia invece tu vuoi sfrogoliare la mazzarella, come dice De Laurentiis? Dice: perché volete sfrogoliare la mazzarella? A tanti anni di contratto se ne parla poi. Ma secondo te Kvaratskhelia è contento che si debba parlare poi del suo contratto, visto che insomma il suo ingaggio non è in linea con le sue aspettative, evidentemente, con quello che è diventato? Ma questo è un altro discorso, no? È un discorso di gratificazione che si può dare
ai protagonisti della passata stagione, dei giocatori che si sono imposti a livello internazionale, esattamente come Kvara. È evidente che non c'è bisogno di un rinnovo di contratto per tenere legato Kvaratskhelia a Napoli, e mi pare che Kvaratskhelia in campo stia dimostrando la sua professionalità e la sua qualità senza bisogno di dover andare al rinnovo. Alle volte c'è bisogno invece di questi di queste gratificazioni per essere più tranquilli in generale, in senso generale, e poi per avere magari anche più forza nel caso in cui dovesse arrivare qualcuno che ha voglia di strappartelo fra le mani, perché quello che abbiamo sempre detto è: un conto è avere un giocatore che guadagna 2 milioni di euro, un conto è avere un giocatore che guadagna 4 milioni di euro, un conto è avere un giocatore che guadagna 6 milioni di euro. Le squadre che possono permettersi di andare a cercare un giocatore come Kvaratskhelia sono poche e sono molto ricche. Però un conto è dire a un giocatore, chiunque esso sia, ti offro il triplo, il quadruplo dell'ingaggio, un conto dire ti offro il doppio, cioè comunque c'è una differenza anche psicologica diversa, quindi anche questo credo che possa essere un criterio su cui poter ragionare per quanto riguarda gli adeguamenti di contratto. Io non parlerei neanche di rinnovi di contratto, forse il termine più giusto è adeguamenti. Però capisco anche la posizione del Napoli, cioè il contratto c'era, c'è, è un contratto che è stato firmato, quindi nessuno, come usiamo dire in questi casi, nessuno ha messo la pistola sul tavolo o l'ha puntata nei confronti dell'altro, però è sempre stata una posizione anche del Napoli, peraltro legittima questa. D'altro canto io credo che qualche sottomovimento che abbiamo captato rispetto a delle aspettative che potranno esserci da parte di Kvaratskhelia possa essere preso in considerazione, quindi si può capire anche la posizione eventualmente del procuratore di Kvaratskhelia rispetto a questo aspetto qua. Luca, invece a gennaio, perché si avvicina a gennaio, siamo al 7 di dicembre, il Napoli dovrà sostituire trovare un'alternativa ad Anguissa che lo possa sostituire anche durante il periodo della Coppa d'Africa, sì. E poi un'alternativa di Lorenzo che probabilmente manca. Sono questi i due tasselli su cui lavorerà il Napoli nel mercato di gennaio? Credo proprio di sì, perché sul discorso di Zanoli, come abbiamo avuto modo di dire, magari ci sarà la possibilità di fare minutaggio, esattamente come è successo lo scorso anno, perché obiettivamente avere davanti Di Lorenzo significa avere pochissimo spazio. Aggiungo il discorso del terzino sinistro, bisognerà capire come rientreranno, quando rientreranno i due infortunati che per il momento lasciano il Napoli in una situazione di emergenza, magari qualche considerazione in più anche rispetto a quel ruolo può essere fatta, però io credo che sia piuttosto tracciata la linea del mercato del Napoli. Sicuramente guardarsi intorno per i ruoli che hai descritto appena tu, io ti ripeto, ti aggiungo il ruolo del terzino sinistro per eccesso di prudenza, perché poi dopo, quando hai la possibilità e c'è il mercato aperto, se dovesse nascere un'opportunità, io credo che una squadra come il Napoli, che deve guardare anche alla programmazione futura, quindi ha la possibilità di essere più tranquilla nel raggiungimento dei propri obiettivi minimi, ovvero la qualificazione in Champions League, e poi magari non si lascia trovare impreparata rispetto a determinate situazioni. Grazie Luca per essere stato con noi, un abbraccio e buon lavoro. Ciao, buon lavoro. Ciao. Grazie a Luca Marchetti da Sky Sport. È arrivato anche Dario Sarnataro, salutiamo Gilda che ci invia l'immagine di De Laurentiis che dichiara: non si può vincere sempre se non con gli imbrogli. Devo dire, me lo confermerà Dario Sarnataro, poi tra poco lo ascolteremo Spalletti, mi confermerà Spalletti stamattina o diciamo nelle interviste o durante il suo discorso pubblico in occasione della cittadinanza onoraria di Napoli, ha detto, ce lo scrive qualche amico, ha detto: era stato detto che la squadra era fortissima l'anno scorso e che la potevano allenare tutti. È così? Se è così, ovviamente si riferiva a De Laurentiis e voleva dire che questo non era vero. Ecco, eccolo qua, Dario Sarnataro, di ritorno da Castelnuovo. Buongiorno a tutti. No, in realtà lui nel discussione ha detto: io sono molto contento di avere questo premio, questo riconoscimento per 2 anni di Napoli. Ho fatto la mia parte, ma tutti hanno detto che la squadra è fortissima, cioè proprio per dire sicuramente ci sono i miei meriti, visto che li ha ricevuti questo elogio, l'ha ricevuto dal sindaco e dal presidente del consiglio comunale, ma ha anche detto: ero consapevole di avere una squadra fortissima. Poi ha fatto un po' di sarcasmo, ma molto sottile, devo dire, non è un attacco assolutamente. Vabbè, un po' di sarcasmo sottile, tra poco lo ascolteremo Luciano Spalletti. Siamo in chiusura, sentiamo un po' di messaggi vocali, per esempio questo, eccolo qua. Io ormai ho 53 anni, quasi, tra poco, e il calcio lo guardo solamente per abitudine, tifosissimo del Napoli, ma lo guardo solo per abitudine,
perché non è possibile che alcune società, è come se 13 squadre giocano con i soldi veri e altre 3 giocano con i soldi del Monopoli. Cioè possono comprare tutti i giocatori, tanto in debito 400 milioni, presidente arrestato, tutta la dirigenza indagata, altre squadre. Cioè, così è facile, anche perché se non i campioni che c'hanno in campo e con i quali poi vincono, perché Inter e Juventus con questi campioni stanno vincendo, ma questi campioni in campo non dovevano proprio entrare perché non hanno i soldi per pagarle. Quindi di che stiamo parlando? Senza questi campioni i debiti non erano 400 milioni ma 1 miliardo di euro. È tutto falsato. Va bene, sentiamo quest'altro messaggio, eccolo qui. Via. Vorrei chiedere al signor Mazzarri, caro Gifuni, perché ignora Zanoli? Un ragazzo Zanoli così è infortunato, forte, ha fatto 10 campionati con la Sampdoria, perché lo ignora? Io questo lo vorrei capire, non parla mai di queste persone. Va bene, però è infortunato adesso, quindi l'abbiamo detto chiaramente, sentiamo ancora. Buongiorno Radio Marte, cioè vorrei rispondere a questo signore che chiama tutti i giorni, fa le caricature, ma l'anno scorso che era 20 punti indietro non lo conosceva il numero di Radio Marte, poi dice che noi piangiamo, ah, ce l'ha con poi il Juventino. Vita che Robin. E poi che magagne che hanno fatto, che adesso ne ha scompare proprio la circolazione, non si mette scuola e fa sì caricature, su signore. Forza Napoli, siamo i migliori fino alla morte. Sempre, domani la Juventus avrà una sonora lezione sul campo. Devo salutare Mauro Fellico che è responsabile in Campania della Casagit, collega giornalista, la cassa sanitaria dei giornalisti e anche insomma, titolare di una radio web che si chiama Radio Svago. Ecco, Radio Svago che è molto vicina agli studenti e quindi molto attiva nel sociale. Saluto Mauro Fellico, tra poco arriva Dario Sarnataro con Marte Sport Live. Sentiamo questo un messaggio, l'ultimo. Buongiorno Radio Marte, buongiorno Gifuni. Senti, potreste fare una cosa, potreste bloccare il numero di quel personaggio che ha detto che Mazzarri sta campando sulla classifica di Italia. Sì, effettivamente non fa piacere perché vorrei dire a quello che ce l'ha inviato, al tifoso che ce l'ha inviato, scusa, ma quale rendita può aver lasciato Garcia? Soltanto macerie, perché questa è la verità. Purtroppo dal punto di vista tattico, dal punto di vista mentale e psicologico e dal punto di vista della condizione fisica ha lasciato macerie, ha creato il nulla e su questo nulla, su queste macerie Mazzarri sta cercando di lavorare per rimettere in sesto i cocci di una stagione cominciata in maniera balorda, questa è la verità. Allora io volevo anche concordarmi con Dario Sarnataro che è appena tornato al Maschio Angioino, noi adesso dovremo sentire Antonio Corbo, la seconda tranche di Walter Mazzarri, le dichiarazioni di De Laurentiis e di Spalletti, Enrico Fedele e tutti gli altri ospiti. Non so se ce la faremo sino alle 14, ma ci proviamo. Andremo avanti con una dietro l'altra tra i contributi che vi abbiamo appena citato. Finisce qui Forza Napoli sempre, tra poco arriva Marte Sport Live. Grazie a Gigi Soriani e Tony Mola in regia, grazie a voi per la cortese attenzione. Da Gianluca Gifuni è tutto per il momento. Saluti, baci e buon pomeriggio.